Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, torniamo a parlare di altri due veicoli per il nuovo DLC che uscirà domani. Ragazzi, la Rockstar ieri ha messo altre due fotografie su questi nuovi due veicoli e sarebbe la nuova Super Grotti Visione e il nuovo Jet. Dovrebbe essere Jet perché, ragazzi, metterò anche la foto sullo schermo, ma ha dietro il propulsore quello viola, quindi mi sembra un po' che è un Jet. Il jet, il V65 Molotov, ragazzi, che sarà un altro jet nuovo, a parte quello che si vede nel trailer, quindi ragazzi, tanta roba. Parliamo subito della Grotti Visione. Ragazzi, la Grotti Visione, mi aspettavo che fosse una Progen per l'estetica, ma invece è una Grotti. Mi sembra un incrocio tra Turismo e X80 Proto, una specie, una roba del genere, ecco, diciamo così. E sarà una nuova Super. Non si sa ancora della velocità, delle prestazioni, ma dall'estetica sembra essere una macchina abbastanza bella, ragazzi. Quindi ci sta assolutamente. Per i prezzi non si sa, ovviamente addirittura si parla più di 2 milioni di dollari, quindi mi aspetto una macchina molto veloce. Non so chiaramente se sarà a livelli di una X21, di una T20, di un Osiris, non si sa. Però dall'estetica, raga, sembra una bella macchina, bella tosta anche, diciamo così. Dovrebbe uscire domani, o magari mettono qualche trollata che uscirà poi nei prossimi martedì, ma spero esca domani, ragazzi, perché per ora c'è scritto che uscirà col DLC, quindi spero che sia così. E raga, ovviamente poi farò il video, non vedo l'ora di provarla, voglio vedere un po' come va, eccetera eccetera. Ragazzi, questa era la Grotti Visione, vi ho anche messo la foto sullo schermo, ditemi se la comprerete e cosa ne pensate. C'è solo questa immagine, purtroppo, eccetera eccetera. Poi ragazzi, andiamo a parlare del nuovo aereo, il V65 Molotov. Ragazzi, questo è un jet, se vedrete dalla foto, e sembra un bel jet, ragazzi. Non è di quelli molto leggeri, perché se vedete non è piccolissimo, ecco, diciamo così. Però ragazzi, se avete notato a destra e a sinistra, dovremmo poter sparare dei missili o anche usare le mitragliatrici, non si sa precisamente. Però c'è scritto drop tanks, e poi c'è scritto anche with homing missiles, quindi raga, mi aspetto un bel po' di funzioni da questo jet. Penso che sarà un jet stile Hydra, non perché vola in verticale, ma per la pesantezza, diciamo così. Perché ragazzi, l'altro jet che si vede nel trailer mi sembra molto più leggero di questo, quindi questo era un jet un pochino più pesante. Però ragazzi, la cosa bella è che hanno confermato che potremmo personalizzare i velivoli, ragazzi, nell'hangar. Quindi mi aspetto di cambiare colore al jet, di magari potenziarlo e metterci armi che voglio io, chiaramente tra quelle disponibili. Quindi ragazzi, tanta roba. Ragazzi, questo era un video corto, però volevo assolutamente avvisarvi di queste due news. Sapete che appena scopro cose, subito vi faccio il video, perché voglio tenervi informati. Ragazzi, questa sera ci sarà una live sul mio canale, ci sarà anche Lyra, un'altra persona a sorpresa, ecco, faccio lo stronzo, ecco, diciamo così. E ragazzi, domani, giorno dedicato interamente al DLC, farò un sacco di video, chiaramente il primo sarà tutti i contenuti del DLC e poi gli altri. Domani sera DLC in live con voi, quindi mi aspetto un sacco di gente, e nei prossimi giorni chiaramente tutti gli altri video inerenti al DLC. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi questi video, sono molto importanti, per non perdervi chiaramente le novità di GTA 5 Online. Per questo video è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, ditemi nei commenti che ne pensate di questi due nuovi veicoli, il jet nuovo e Grotti Visione, ragazzi, che è questa macchina che potrebbe essere abbastanza bella. Noi ci becchiamo al prossimo video e ci becchiamo anche stasera alla live. Bella ragazzi!